Click! Ben ritrovati, miei cari avventori del Luisona Bar Calcio. Siamo in notturna e sotto le note radiofoniche di Parma Udinese, che nel momento in cui si sta andando a registrare si è sul 2-1 in favore dei gialloblu. Allora, parliamo ovviamente di Bologna, parliamo della situazione di Palta, che in questo momento il Bologna si situa. Parliamo tra due giorni, mercoledì, e questa sì la prossima, contro lo Shakhtar di Donetsk, ossia Champions League. È arrivata questa partita dopo 60 anni di attesa, e questo è una flag red che adesso mettiamo, perché arrivare a giocarci dopo 60 anni di attesa qua a Bologna, al Dall'Aro, una partita come questa che sta per arrivare, e che già vi avviso, non ho resistito, sarò allo stadio, perché dopo 60 anni io neanche ero nato quando la prima e unica volta il Bologna ha giocato in Champions League, non me la posso certo perdere, perché ne potrebbero passare di questo passo altri 60, e sinceramente, anagrafica alla mano, non me lo posso permettere. Va bene, permesso e concesso, in questo caso purtroppo sì. Allora, Bologna e Shakhtar me la voglio godere allo stadio, ok? Ho fatto questa decisione. Però cosa stavo dicendo? Dopo 60 anni ci arriviamo nella modalità in cui ci arriviamo, come ho detto a più riprese quest'estate, ed era il motivo per cui mi avete visto veramente abbattuto quest'estate e tuttora, perché arrivarci in queste condizioni è un peccato mortale. È un peccato mortale vedere una dirigenza, una società capitanata da Saputo, che volendo, e sottolineo volendo, si poteva rilanciare ulteriormente il progetto, e questo era sicuramente l'anno ideale per poterlo fare e continuare dunque su quella crescita che fortunosamente si era incominciata a percorrere grazie sia a Sartori, ma soprattutto grazie, non mi stancherò mai di ripeterlo, ad un incastro di signore allenatore che era entrato in una empatia atomica con tutto il compartimento tecnico, a cominciare dal suo staff che ha portato e dalla rosa, con cui veramente si era ormai una cosa unica. È un peccato mortale e capitale che questa società non abbia mantenuto non solo l'allenatore, non abbia mantenuto i giocatori principali, e non sia andata laddove davvero fosse impossibile mantenere tutti quegli ingredienti sul mercato, per cercare di far capire che il progetto non era al ribasso. In quanto questo mercato, purtroppo, perché io tifo Bologna, va bene, purtroppo questo calciomercato ha raccontato che il progetto è al ribasso, e l'ambiente l'ha capito, i giocatori l'hanno capito, l'allenatore, o quell'allenatore non so se l'avesse capito dal principio, l'allenatore purtroppo, passatemi il termine, è un po' il capo espiatorio della situazione, ok? È quello che paga, ok, la negligenza che c'è stata sul mercato quest'estate, che poi sia stato un mercato deciso in toto da Sartori, in parte da Sartori o quasi niente da Sartori, io questo sinceramente non lo so. Sarebbe bello che Sartori, e non chi per essi, lo venisse a spiegare, ma evidentemente, visto e considerato che c'è un contratto ancora in essere, e comunque anche alla fine dello stesso, e ce lo dice anche il passato, non è buona cosa non sputare sul piatto dove si mangia, non lo sapremo mai, detta come va detta. Noi ci auguriamo che sia stato partorito da Sartori, ma obiettivamente, con la fiducia, no, che si ha nei confronti del curriculum vitae di questo signor dirigente, ci risulta quantomeno strambo e strano che Sartori possa aver partorito un mercato sui generis, con anche la scelta sui generis dell'allenatore, che non mi stancherò mai di ripetere, dopo 60 anni da questa grande attesa, e più di 20 dall'attesa comunque di rigiocarci l'Europa, arrivarci nelle condizioni in cui ci siamo arrivati, lo ripeto e non mi stancherò mai di ribadirlo, è un peccato capitale, ok? Detto questo, la speranza che cos'è? La speranza è che Vincenzo Italiano si svegli, che non lo so che cosa debba fare in bagno la mattina, lavarsi la faccia con l'acqua gelata, guardarsi allo specchio e ripetere sia la mattina ma anche prima di andare a dormire la sera: devo tirare fuori i coglioni, devo tirare fuori i maroni, devo tirare fuori gli zebedei, devo tirare fuori le palle, perché ad oggi non le sto tirando fuori, e questo lo si evince a cominciare dai giocatori stessi che non mi seguono, e poi trasude e traspare anche quando vado ai microfoni
che ho un atteggiamento non verbale che è già da sconfitto in partenza. Quindi l'italiano deve fare un grossissimo esame di coscienza, perché non è neanche vero dire, come purtroppo ho letto da molte situazioni, italiano non ne ha nessuna colpa. Non è vero, tutti hanno le proprie percentuali di colpa, italiano compreso. E quindi italiano si deve dare una bella svegliata. Poi ho letto di parole di Anaclerio, anche scritte da un mio carissimo avventore sotto il commento di uno dei miei ultimi video, no? Dove Anaclerio suggerirebbe, se non ho mal interpretato, ok, di togliere contro lo Shakhtar di Donetsk i senatori, che sarebbero Freuler, Ebischer, ok, su tutti. C'è sicuramente qualche un altro che adesso mi sfugge, perché adesso non mi ricordo esattamente, perché sto guidando, non ho sotto mano le parole di Anaclerio, ma Anaclerio suggerisce di mettere in campo i giocatori che italiano reputa essere a questo punto dalla sua, no? Perché che senso avrebbe togliere i senatori se pensi che questi, appunto, devi pensare che ti remino contro? Io non voglio pensare che ti remino contro, perché se italiano dovesse fare questo, avrebbe delle implicazioni dove tornare indietro da questa mossa non sarebbe facile, nel senso, se italiano dopodomani con lo Shakhtar di Donetsk non metti in campo ad esempio la mediana svizzera, ok, e metti in campo altri, è una dichiarazione comunque di guerra, è una dichiarazione del tipo: non mi stai dando tu senatore quello che io voglio da te. Tu sì, è vero, sei uno dei giocatori cardini di questo Bologna, perché l'anno scorso lo sei stato ed è indubbio che tu lo debba continuare ad essere anche quest'anno, e per cui io ti tolgo, perché ravviso in te un non impegno, forse cardine del fatto che sei rimasto sotto i dettami tecnico-tattici di Thiago Motta e non vuoi variarli e cambiarli nella maniera in cui io ti dico, ok, o comunque non li vuoi percepire come tali, allora io ti tolgo in favore di altri. Però la situazione è che se la partita ti va bene e sono i risultati a dirlo, allora Vincenzo Italiano avrebbe tirato fuori probabilmente i coglioni, no, che si richiedevano, perché faceva una mossa che è una mossa sicuramente importante. Ma se la partita poi non ti va come tu pensi che non come tu pensi, come si vorrebbe che andasse, cioè se ti va bene è così, ma se ti va male, ok, stavo sentendo il gol dell'Udinese in sottofondo e mi ha distratto, se ti va male il problema è che la squadra praticamente non ce l'hai più, c'hai tutti contro, perché tu apertamente avresti fatto guerra ai senatori dello spogliatoio, e certamente questa non è una cosa ulteriore che ti andrebbe a giocare a tuo favore. Quindi anche qua, secondo me, bisogna anche qui fare buon viso a cattivo gioco. Il Vincenzo Italiano non ha nessun interesse ad inimicarsi i giocatori più bravi del Bologna, nessuno. Lui li deve recuperare, che è un'altra cosa. Quindi, se uno chiedesse a me, tireresti fuori dunque i senatori? Sbagliatissimo. Perché sarebbe una sconfitta a livello empatico da parte di italiano di quello che è il gruppo squadra. Lui il gruppo squadra lo deve tenere unito. Lui deve fare giocare chi merita di giocare, ovviamente. Se lui valuta che ci si allena comunque nelle giuste modalità, lui deve mettere in campo chi vede meglio da quel punto di vista. Non isolare dalla partita qualcheduno che tu pensi ti possa remare conto, perché se tu pensi questo, tu allenatore devi andare dalla dirigenza a dire: guardate, c'è Tizio, Caglio e Semproglio che mi remano contro, o ti danno di uno che ha le persecuzioni, soffre di mania di persecuzioni, e sarebbe anche giusto a questo punto prendere da parte dei dirigenti le giuste contromisure, ok, oppure se così fosse, e bisogna certificarlo, non è che si possa andare a dire le cose senza avere le prove o comunque per sensazioni, e tu queste prove non le puoi avere, ok? Altrimenti bisogna andare a quei giocatori lì e parlarsi a quattro occhi, e io non penso che nessuno in realtà remi contro a Vincenzo Italiano. Per cui le parole di Anaclerio le metto in un cassetto, lo chiudo e ci faccio ben poco, perché potrebbero portare addirittura ad un punto di non ritorno, e secondo me un bravo allenatore non si inimica la squadra, ok? Non è che mettendo in panchina due o tre, perché si parla anche di tre elementi di sicuro, o se non addirittura quattro, non ricordo, sarebbe deleterio, e io non voglio minimamente pensarlo, perché la gestione di un gruppo sano, secondo me, è un po' l'imprinting, anche lì siamo partiti col piede sbagliato, non neghiamolo, non mentiamoci, lo racconta lo stesso Vincenzo Italiano tra le righe, no? Di tutto quello che ci siamo detti in queste settimane,
Vincenzo Italiano non ha il polso della situazione, primariamente perché non è in grado, non è libero lui in primis mentalmente da quando è arrivato per poter prendere le redini in mano di questa carovana pesante. Non ne aveva assolutamente le capacità, e di questo bisognerebbe chiedere numi e render conto da parte della dirigenza della scelta scellerata che è stata fatta. Ma ormai in qualità di è stata fatta bisogna fare con questa che è stata fatta. Allora però Vincenzo Italiano ci deve mettere del suo, perché lui comunque ha accettato l'incarico. Se tu accetti vuol dire che ritieni di essere in grado di portare la nave in porto. Ha accettato il mercato, perché non si è fatto sentire, si è fatto sentire il giorno dopo la chiusura del mercato, come faceva a suo tempo il predecessore di Thiago Motta. E no, tu sul mercato ti devi far sentire quando il mercato è aperto, non incominciare a dire che la squadra è profondamente diversa quando il mercato è chiuso. Quindi le colpe, se di colpe ovviamente dobbiamo andare a distribuire, si devono distribuire, nessuno è esente. Vincenzo Italiano ha le sue, è abbondanti. La dirigenza ha le sue, è abbondanti. Non escludo neanche che Sartori abbia in questo mercato, perché Sartori è vero che è fiducia e lo rimane, ma non è che se uno è fiducia Sartori allora non si può, è acriticabile a priori. Si analizza e secondo me, come ho detto dal principio, il mercato è stato sbagliato. E quindi Sartori avrà le sue colpe. Se non ha scelto lui, ha la colpa di non essersi imposto nel dover scegliere lui. Se ha scelto lui, ha la colpa di aver scelto chi ha scelto. Che ripeto, abbiamo fatto quest'estate delle scelte totalmente illogiche. Ci siamo comportati come se fossimo una società che la Champions League non l'avesse neanche presa, perché ci siamo comportati come ci saremmo comportati negli anni scorsi, cioè come se fossimo arrivati a metà campionato. Si è fatto un mercato da metà campionato con, se la situazione si va ad incastrare, la possibilità di poter insidiare le posizioni, ok, di Europa. Ma noi non possiamo sempre vivere sperando, perché, come sapete dal detto, chi vive sperando muore cagando, ok? Questa è una sacra verità. Quindi noi ci dobbiamo mettere del nostro. Il nostro è stato messo. Dobbiamo essere sinceri. Dobbiamo tifare Bologna, è vero, ma dire il Bologna non ha fatto niente per mettere il Bologna stesso, la nostra bellissima maglia, nelle condizioni di potersi esprimere in buona maniera, ok? Perché gli ingredienti che c'erano l'anno scorso, che erano ottimi, ottimi ingredienti di partenza, gli ottimi ingredienti di partenza sono stati scialacquati, dilapidati, ok? Sono stati venduti, lasciati andare, e siamo andati a prendere ingredienti di seconda scelta, seconda mano, che ci auguriamo possano diventare di prima scelta. Ma se noi continuiamo a fare così, non guardando gli eventi che sono in evoluzione, come erano stati, avevamo finalmente indovinato due grandi stagioni, la seconda di queste ci aveva detto addirittura Champions League, e ci continuiamo a comportare in sua assenza come avremmo fatto, come quando eravamo arrivati noni, come quando eravamo arrivati dodicesimi, noi salto di qualità possiamo stare qui a sperare che ci possa essere, ma noi l'unica cosa che, di cui avremo la certezza, è che moriremo cagando sul cesso ad aspettarlo, perché l'attesa è, diciamo, è giusta, ma solo se ci sono i fatti a giustificarla, e la nostra attesa non è giustificata dai fatti che si sono andati a creare e a verificare in questa estate. Per cui cosa stiamo attendendo? Perché è una disfatta mezza che ha annunciata, ragazzi, eh? Abbiamoci chiaro. Comunque, mercoledì c'è questa bellissima partita contro lo Shakhtar al Dallara, che poteva essere, anzi sarà epica sotto certi punti di vista, ma ci rimarrà la mare in bocca, ragazzi, eh? Ci rimarrà la mare in bocca per una Champions League che ci potevamo giocare in maniera diversa e che non sarà, perché io non metto in dubbio che con lo Shakhtar di Donetsk la squadra venga fuori e addirittura possa vincere questa partita. Io ci credo, attenzione, perché secondo me il Bologna ha fatto anche questo inizio perché mentalmente non siamo stati preparati, stiamo aspettando quel traguardo, cioè di giocarci la prima partita di Champions League. Noi lo stiamo aspettando in maniera tremenda, e chissà che finalmente, che adesso si giochi, il Bologna non si possa sbloccare. Ma anche qua, se così fosse, è una colpa del gruppo, che è una colpa del gruppo da imputare lo stesso al Vincenzo Italiano, che non è riuscito a fare diversamente. Quindi insomma, ecco, parliamoci chiaro. Quindi io sono molto amareggiato di questo. Detto questo, per il momento vi taccio. Abbraccio pastorale sempre attivo, e noi ci sentiamo alle prossime.